Abusivi, morosi o semplicemente privilegiati. Sono questi gli inquilini delle case del Comune di Roma, affittate a prezzi stracciati, su cui vuol far luce il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca. Il primo step della nuova verifica del Campidoglio ha riguardato il primo municipio, dove il quadro che emerge non è confortante. Meno del 20%, infatti, di chi ha in affitto un immobile comunale nel centro storico è munito di un regolare contratto. I primi dati fotografano quasi il 50% dei contratti scaduti, procedure di sfratti in corso, abusivi non ancora accertati e utenti per cui è in corso la verifica dei requisiti. Un'ampia zona grigia, insomma, che emerge dall'esame di 574 immobili in centro. Insomma, 8 case comunali su 10 affittate senza contratto, non sono chiare spesso le posizioni degli inquilini, spesso ci sono situazioni di sfratto che si allungano negli anni. Cerchiamo di fare il quadro della situazione insieme alla senatrice Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, che è in collegamento con noi. Ben trovata, senatrice Taverna, buonasera. Buonasera, grazie dell'ospitalità nella trasmissione. Allora, diciamo che sicuramente è una buona notizia il fatto che il prefetto Tronca abbia deciso di mettere le mani su questa questione spinosa e assolutamente dolorosa per tutti quei romani che, insomma, ogni giorno pagano le tasse e non vedono arrivarsi indietro dei servizi, perché poi a conti fatti è questo il ragionamento che va fatto. Quindi possiamo dire, nel grandissimo dispiacere di vedere uno spreco del genere, però il fatto che ci stia facendo qualcosa a livello politico è sicuramente una notizia positiva. Condivide, senatrice? Ma vorrei denunciare il fatto che il commissario Tronca, per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, mi sembra abbia scoperto l'acqua calda. Diciamo che oggi la stampa è stata un pochino più gentile a dare risalto alla notizia, una notizia che noi avevamo denunciato con atti formali sia alla Procura sia con interrogazioni parlamentari ben più di un anno fa. È una notizia che da romana non mi lascia assolutamente stupita, perché sono 30 anni che la situazione va avanti così. Di consigliatura in consigliatura c'è sempre stato il momento in cui veniva fuori il fatto che c'erano immobili del Comune di Roma affittati a 3 euro, 15 euro, 20 euro, perché poi, voglio dire, lo scandalo nello scandalo, non si sta neanche parlando di affitti per immobili che sul mercato costerebbero non meno di 1.500-2.000 euro a 300-400 euro, ma addirittura veramente dello sfregio nello sfregio. Impossibile che questa cosa non fosse sotto gli occhi delle precedenti consigliature, visto che parliamo di situazioni in atto ormai da 20 anni. Io sono più propensa a credere che più volte si è cercato di mantenere questi limbi di privilegio, perché potevano essere favorevoli a raccogliere poi voti o consensi. Il consenso. Oggi il commissario Tronca lo rende noto, era una cosa che si sapeva sia dal punto di vista politico, visti gli atti che il Movimento 5 Stelle aveva depositato, sia dal punto di vista dei semplici cittadini che hanno sotto gli occhi a Roma situazioni di costante abuso di potere, ma in più situazioni. Le case, ovviamente, a fronte di una difficoltà abitativa impressionante che riguarda cittadini che avrebbero tutto il diritto di vedersi assegnare un alloggio pubblico, a fronte di quello che leggiamo, è ancora più avvilente, questo sì. Ecco, diciamo che la cosa che ha fatto maggior scalpore rispetto al primo municipio, quindi il centro storico, che è una grandissima fetta del territorio del centro di Roma, ha fatto scalpore perché pensare che possano esserci degli immobili del valore di 3, 4, 5 mila euro d'affitto, magari affittati a 100 euro, ovviamente ha fatto scalpore. È giusto comunque che ci siano degli immobili di privilegio da dare naturalmente a chi ha bisogno? Questa è una cosa che va salvaguardata? Ma qui bisogna fare un censimento che chiarisca chi ha diritto e chi invece sta godendo di un privilegio. Però le faccio presente un fatto che evidenzia quella che è la strategia, nonché l'indirizzo che sta prendendo questa politica. Mentre si fa un controllo in primo municipio e si mette in pasto alla stampa una notizia che sicuramente fa scalpore, si tiene
coperto il discorso che a fronte della privatizzazione degli asili nido, e si parte con 17 asili nidi che vengono privatizzati, guardi un po', le privatizzazioni avvengono in quei municipi che hanno più difficoltà economiche. Allora mi domando, come mai non si procede in zone dove si presume i cittadini abbiano più possibilità di poter sopperire ad una spesa dovuta a una privatizzazione di un asilo nido, e invece si vanno a privatizzare gli asili nidi in certo municipio dove la situazione è drammatica? Allora da una parte si mette alla stampa, si dà la notizia che si fanno questi accertamenti, che sono 30 anni che li fanno e che non vengono mai sanati, ci sono articoli sul giornale che sono avvilenti, di persone che decidono da sole quanto pagare di affitto, di persone che sono abusive da 20 anni, e mi creda, è impossibile che un'amministrazione, tranne che non sia connivente o che non sia incapace, non avesse chiara quale fosse la situazione. Però nel momento in cui si va a sanare, si vanno a fare i tagli o si mette in atto una politica di risparmio, si va a risparmiare nelle zone più disagiate della città. Allora, benvenga lo scandalo degli affitti, benvenga lo scandalo delle case, ma sono cose che si fanno. Abbiamo bisogno di rinnovare una classe politica che abbia voglia, oltre che scoprire, anche di sanare le situazioni, e che non si parta dalle situazioni più disagiate, si comincia a vedere chi di queste persone non ha diritto, e non si proceda solamente a togliere questo diritto del quale non avevano possibilità di usufruire, ma si puniscano anche le persone che ne hanno potuto e le amministrazioni che lo hanno permesso, perché poi qui si trova il problema, ma non si trova mai chi il problema l'ha causato. Allora questi 100 milioni di danno erariale in qualche maniera prefigurano anche un reato, perché qui stiamo parlando di soldi pubblici. E allora le precedenti amministrazioni che avevano la possibilità di sanare questa situazione, che non hanno proceduto e che hanno causato un danno così importante, perché devono oggi essere esentate dal pagare ciò che hanno causato alla città? Questo è quello che mi domando. Invece vanno a pagare tanti cittadini, ecco, che hanno più difficoltà, perché a fronte di 100 milioni di euro di buco lasciato, i provvedimenti sono ben altri. Esatto, diciamo che il problema è proprio questo, che un mancato introito di 100 milioni di euro evidentemente è una mancata erogazione di servizi poi per il cittadino. Certo. Abbiamo citato gli asili nido, giustamente senatrice, lei ha fatto questo riferimento ed è purtroppo un punto dolente per tutti i cittadini di Roma, ma senza voler parlare del trasporto, senza voler parlare della manutenzione delle strade, insomma cose che purtroppo sappiamo e diciamo e ridiciamo. C'è una responsabilità politica, lei dice, in tutto questo, ma quello che io le chiedo, e naturalmente lo chiedo a lei che vive la politica quotidianamente, perché un'amministrazione non ha voluto andare a fondo ai controlli, e lei ha detto forse anche perché naturalmente ha voluto continuare a tenere il consenso, quando però poi in realtà sarebbe stato di grande prestigio agli occhi di tutti i cittadini romani aver sistemato e risanato una situazione del genere. Voglio dire, a fronte di qualche centinaio di cittadino che magari rimaneva scontento, però c'era una platea molto ampia di ipotetici lettori che avrebbero visto sotto buon occhio un'azione del genere. Ma la politica che ha preceduto, forse la possibilità anche del Movimento 5 Stelle di raccogliere così tanti consensi, è una politica che non ha mai guardato ai bisogni delle persone, è una politica che ha allontanato i cittadini dalla partecipazione alla vita della città, che li ha allontanati dal voto, e ha preferito mantenere una piccola nicchia di persone in qualche maniera ricattabili, privilegiate, o che comunque a fronte di un beneficio del quale stavano godendo preferivano che tutto rimanesse com'era. E questo è stato il calo dell'affluenza alle urne, le solite persone purtroppo al potere, e la disaffezione di ogni cittadino, sia anche nella speranza che le cose possano cambiare, perché quando tu fai una denuncia, quando tu hai evidente quello che è lo stato dei fatti e vedi che nulla si risolve, purtroppo rimani impotente se non hai nessuno all'interno dell'amministrazione che fa per te ciò che è giusto. A quel punto che cosa accade? Che le persone perdono veramente la speranza, si allontanano dalla politica, non vanno più a votare, perché tanto il leitmotiv di questi anni è tanto non cambia nulla, tanto sono tutti uguali, e hanno permesso che tutto rimanesse uguale affinché poche persone beneficiassero del tanto, e tutto il resto della città è andata a morire. Le periferie di Roma, lei lo diceva prima, sono ormai in uno stato veramente, che dire, terzo mondo.
è fare, non lo so, forse un affronto a chi nel terzo mondo veramente ci vive e che ovviamente non è paragonabile, ma i disservizi oggi che subiscono i cittadini romani sono impressionanti. Si esce di casa e non si sa che ora si arriva al lavoro o se si arriva al lavoro, non si ha certezza di un mezzo pubblico, che sia un autobus o una metro, non si ha certezza se piove, che le strade non siano allagate dopo tre gocce d'acqua. È un dramma che non piova, ma mi credo, una città come Roma, ringrazia Dio tutte le mattine che devi andare al lavoro, che non c'è una goccia d'acqua, perché altrimenti c'è la paralisi totale. Non funzionano i servizi sociali. Qui in questa città non funziona più niente. Allora, se non è una responsabilità politica, lei mi deve, cioè io vorrei che qualcuno spiegasse anche ai cittadini romani con chi se la debbono prendere. Assolutamente, io so che assolutamente, anche perché lo sa come finisce, finisce una guerra tra poveri, una guerra tra disperati, esatto, per cui esatto. Le discussioni... Questa è la storia delle occupazioni, è se non c'è attenzione a chi ha diritto e a chi non ha diritto, poi non si può condannare chi... il diritto sa di averlo e si trova costretto ad occupare abusivamente una casa. Casomai affronti chi è abusivo, ha uno stipendio e potrebbe tranquillamente permettersi un affitto. Questo è lo stato dell'arte, questo è quello che noi speriamo e vogliamo cambiare, e mi creda, se c'è volontà politica le cose si possono cambiare. Questo è quello che è mancato a questa città in 20 anni di mala gestione, di affarismo, di cooperative sociali che abbiamo visto in mano a chi erano, di un accordo con associazioni mafiose che hanno permesso veramente che tutto ciò che era destinato al sociale finisse nelle tasche di pochi, ed oggi purtroppo sono solo i cittadini romani che ne stanno pagando le spese. Senta, senatrice Taverna, questo è un momento in cui siamo traghettati, no? Con la presenza di un commissario, un prefetto che sta svolgendo insomma il proprio lavoro, quindi sta ovviamente preparando la strada al prossimo sindaco. A giugno ci saranno le elezioni, voi del Movimento 5 Stelle ovviamente immagino stiate lavorando a quello che è il nome del candidato papabile per Roma, il candidato che si muoverà su Roma. Immagino che lei adesso non me lo dirà il nome, perché non lo avrete. Non voglio dire, io penso fra pochi giorni sul blog, siamo ormai agli sgoccioli, quindi sarà trasparente e pubblica sia la votazione che i nominativi che concorreranno poi alla carica di sindaco. Quindi ecco, 10 tra i 48 concorreranno alla carica di sindaco, e tra i 10 ci sarà il nome, quindi anche volendo non potrei dire. Certo, ma che caratteristica dovrà avere sicuramente il vostro candidato a sindaco di Roma? Ah, dovrà avere gran voglia di essere sincero con i romani. Noi qui non raccontiamo sogni, non portiamo un programma che dice quanto potrebbe essere bello, ma andiamo avanti con quella che è la necessità che ogni cittadino si assuma la responsabilità di voler cambiare la città. Il commissario Tronca, che doveva essere solo un traghettatore, è colui che in fondo ha prodotto il documento unico di programmazione, che è un documento triennale che segna una linea ben precisa. Ci chiediamo anche con quanto coraggio abbia fatto questo documento, perché è un documento sia economico-finanziario ma sia di indirizzo politico, e considerando che va ad attingere a delibere di un'amministrazione come quella di Marino, che è stata sfiduciata dal suo stesso partito, questa linea politica a noi rimane un pochino oscura del documento che è stato prodotto. Sì. Però sappiamo, abbiamo ben chiaro quello che serve a Roma, abbiamo ben chiaro che la figura del sindaco non sarà una figura dell'uomo solo al comando, ma sarà la presenza di un gruppo compatto e coeso che ha voglia di dire ai cittadini: c'è da rimboccarsi le maniche, c'è da cambiare, ma se cambiamo la classe politica possiamo cambiare anche la città. Finché l'attuale classe politica è quella che ci ha governato, con tanta buona volontà anche da parte dei cittadini romani, che ogni mattina si svegliano, si rimboccano le maniche, vanno a lavorare, pagano le tasse, vedono la loro città distrutta, non si riesce a far nulla. Quindi tutti insieme, non è il sindaco, non è il solo Movimento 5 Stelle, ma è un'intera città che ha bisogno di riprendere possesso della propria vita. Vedremo, insomma, ne riparleremo fra una decina di giorni, quando l'avrete d'accordo. Selezionato. Intanto la ringrazio e la saluto, senatrice Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, per essere state in collegamento con noi. Buon lavoro, senatrice. Ringrazio lei, buonasera, buonasera. Grazie, altrettanto.